La partita sapevamo era difficile perché comunque loro qui si guarda sempre, sono giù bassi in classifica, è vero, però poi sono venuti a giocare, hanno fatto la loro partita come potevano fare, sapendo che hanno, non ancora ricordano la matematica, però alla fine non hanno ovviamente una buona posizione in classifica, però hanno giocato tranquilli, noi invece molto tesi, non siamo riusciti a giocare, non siamo riusciti a sviluppare alcune situazioni di gioco che avevamo provato. Poteva venire fuori la vittoria su un episodio magari di pallina attiva. Oggi ho voluto giocare con giocatori di struttura, perché lo sono anche loro, proprio per evitare magari sia di prendere gol e la possibilità di farlo su alcune palline attive. Non siamo riusciti a sfruttarle bene, poi alla fine l'episodio, Pavesi è stato bravo, sveglio, furbo, buon giocatore, un ottimo giocatore, lo sapevamo già, è entrato bene, a prescindere dal secondo gol che va bene, però comunque il gol che ci ha dato un po' di forza voglia per portare questo risultato al termine. Sono stati bravi nella partita che bisognava vincere, sono stati bravi Marianini, Cintori dietro a chiudere i varchi quando. Ma il loro impianto di gioco oggi era di cercare l'usata davanti, che è il giocatore, quel ragazzo, quello giovane molto alto e fisicamente molto messo bene, lo cercavano spesso per spizzate di testa, ripartire. E la difesa secondo me ha fatto bene. Non mi ricordo una parata di Consol per 60-70 minuti, almeno qualche pallina attiva, però con il tempo non è che. Neanche noi essere riusciti, anche se ripeto, adesso parlo spesso di queste palle native, qualche palla in mezzo che potevamo sfruttare meglio c'è stata. Però alla fine sono quelle partite, un po' con la paura, che ci sta, perché quando sei in quelle zone lì un pochettino ci sta, non è facile giocare liberi di testa, però alla fine siamo riusciti a portarla a casa e questo è quello che conta. Quello che ci interessa di più in questo momento non era la prestazione quanto il portare a casa un risultato. L'abbiamo portata a casa, è importante, adesso boh, si ricomincia per la partita di giovedì a Sesto. Mister, ti volevo chiedere una cosa sul reparto offensivo. La prima è se la panchina sembra che faccia bene a Pavesi, che oggi è andato molto bene, forse meglio rispetto a qualcuno, quando l'abbiamo visto titolare. Secondo luogo, ti volevo chiedere quanto è importante Cappai per questo reparto offensivo, generoso da morire, importante su ogni Sì, movimento. forse generoso all'eccesso, Eccesso. sì, perché delle volte fa qualche giocata, sbaglia qualche palla proprio per suo eccesso, però è un giocatore importante. Secondo me oggi il primo tempo, anche se non abbiamo concluso, è stato importante Cardini, perché comunque struttura, ha tenuto la palla, ha preso qualche fallo. Poi alla fine Cardini viene da un infortunio, era un po' stanco, a un certo punto secondo me dovevamo fare un qualcosa di più, allora prima Pavesi e dopo ho messo dentro anche Anastasia, che è entrato bene anche lui, per sfruttare un po' la velocità, il dinamismo di questi giocatori, sempre comunque con Cappai dentro che insomma reggeva la palla e tutto. Abbiamo faticato un po' a centrocampo, ma secondo me perché loro sono stati bravi e aggressivi. Tante volte veniva saltato il centrocampo da parte loro e noi non era facile giocare proprio perché erano aggressivi, quindi non era facile sia per Budio che per Birolo che per Fassone, però insomma la cosa che abbiamo fatto è stata quella di metterci tutto quello che avevamo e questo poi alla fine un po' di fortuna, anche mettiamocela, ci ha permesso di portare a casa questo risultato. Anche perché per il gioco dei giovani hai dovuto, diciamo, privilegiare la fisicità e perso un po' di qualità in mezzo al campo. Sì, quello sì, però sì, tenendo fuori anche Alvitrez, che insomma è un po' di qualità, adesso lui una settimana è un pochettino faticato, ho preferito fare così e averlo poi magari lucido per un certo momento di partita, infatti è entrato bene anche lui senza problemi e per forza poi comunque quando ci siamo messi poi 4-3-3 alla fine abbiamo avuto un pochettino più di forza in fase offensiva e è andata bene anche. Sì, con questa partita hai completato un girone perché sei subentrato proprio dopo la trasferta di Tortona. Vuoi fare un bilancio di questo primo? Ma il bilancio vorrei Ti farlo aspettavi alla di fine. essere a questo punto? Pensavi meglio, pensavi Speravo di peggio? no, di essere un po' più in alto, speravo, me l'aspettavo per certi versi, però alla fine
Il campionato è questo, le squadre sono tutte agguerrite, abbiamo visto oggi Dertona che ha 18 punti, però sono tutte agguerrite, non regala niente a nessuno come giusto che sia, sono partite, vedi, la Varesina ha fatto due vittorie con noi e mercoledì e si era alzata subito la classifica, quindi è un campionato lungo, la salvezza difficile, la salvezza è lui, si alza sempre di più con i risultati che ci sono. Mi aspettavo, è chiaro che tutti ci aspettavamo qualcosa di più, però ci sono stati momenti, per esempio, che abbiamo gettato via qualche punto che magari non avremmo questo patema d'animo di essere in zona play-out, potevi essere fuori in certe situazioni. Partite rubate non è, credo che ne abbiamo fatte, se vogliamo metterci il discorso che abbiamo fatto gol col Como all'ultimo, però alla fine è stata una partita che di grande dinamismo anche da parte nostra, quindi lì secondo me per quello che abbiamo sviluppato ce la siamo meritata per la voglia che avevamo. Forse altre partite dove siamo stati fortunati non me le ricordo più di tanto, anzi, però insomma il mio bilancio, il bilancio ne parliamo alla fine, otteniamo quello che dobbiamo ottenere e poi sicuramente è positivo. Ultima.